Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta e buon giovedì. Tornano oggi i video della Lucerna di Cronos. Come sai, dopo la lunga maratona estiva, ti ho dato un video al giorno da giugno a fine agosto. Ora si tira un po' il fiato. Anche dopo la festa Baccopalaya a Venere, che è stata un trionfo, molte persone mi sono anche venute a trovare e appunto mi sono preso qualche giorno di stacco dai video, ma ora si riparte più motivati che mai. Oggi andremo a chiedere agli arcani di cosa dovresti accorgerti. Lo faremo con le nostre tre varianti che ti vado immediatamente a preparare davanti. Di cosa dovresti accorgerti? Può essere un qualcosa che succede nella tua quotidianità o magari una tua qualità o un'opportunità che non stai vedendo o una persona che magari è interessata a te ma non stai vedendo. Insomma, qual è quell'evento, quella situazione, quella qualità della quale dovresti accorgerti? Variante numero 1, variante numero 2, variante numero 3. Andiamo a mettere anche un oracolo del Woodland Wardens. Di cosa dovresti accorgerti? Variante numero 1. Variante numero 2, variante numero 3. E poi mettiamo anche il come potresti accorgerti. Lo facciamo col Botanical Magical Oracle. Qual è quella qualità, attenzione, riflessione che ti potrebbe permettere di accorgerti di un qualcosa? Il consiglio che ti danno sostanzialmente. Andiamo ad identificare le varianti sciungite per la prima, avventurina pesca per la seconda, ametista per la terza. Ti do qualche secondo, intanto ti ricordo che sono disponibili ancora pochi posti per il corso sui sigilli magici che inizierà a novembre 2024 e che se vuoi puoi iscriverti anche al corso di cartomanzia e divinazione che è ripartito a settembre, ma è già pieno e quindi ripartirà, sarà riproposto a gennaio 2025. Sono già aperte le iscrizioni. Per tutte le info puoi consultare il mio sito web www.marcobarzotti.com oppure inviarmi un messaggio audio o scritto su WhatsApp, no chiamate per favore, al numero 388 5776772. Voglio anche ricordarti che è stata prorogata la promo sui consulti da 30 e da 60 minuti fino al 22 di settembre, giorno dell'equinozio. Quindi hai ancora pochi giorni, circa una ventina di giorni, una quindicina forse, per fruire di questa promo sui consulti da 30 e da 60 minuti. Anche in questo caso puoi vedere le info sul mio sito www.marcobarzotti.com oppure inviarmi un messaggio via WhatsApp al numero 388 5776772. Io penso che tu abbia fatto la tua scelta, nel caso puoi stoppare il video, parto dalla prima variante, quella della sciungite. Di cosa dovresti accorgerti? Temis, la giustizia, il castoro e la betulla, la rosa. Temis rappresenta due tipi di giustizia, cioè quella istintuale, profonda, radicata, quella dell'occhio per occhio, dente per dente, fondamentalmente, quella che restituisce quanto è stato fatto, quanto è stato anche tolto, si riprende talvolta ciò che è stato tolto. E quindi è una giustizia che, sì, per carità, mira a ristabilire un equilibrio, ma lo fa in modo da andare poi a creare un
ulteriore disequilibrio. È un po' la risposta con la rabbia e il rancore a quello che appunto sono stati rabbia e rancore. E quindi è un qualcosa che magari lì per lì dà una soddisfazione, ma poi in realtà magari rischia di originare una spirale che non si ferma più. La seconda giustizia, il secondo tipo di giustizia che Temis dice è quella invece razionale, quella che analizza, quella che prende in considerazione, quella che guarda i dettagli, ecco. Quella giustizia lì è quella che la carta promuove, quella che la carta ti dice di seguire. Bisogna trovare il giusto equilibrio, certo, fra le due giustizie, ma principalmente quella razionale, quella che poi non origina spirali di violenza, è comunque quella da tenere più in considerazione. O anche spirali di rabbia, di rancore, ora violenza è una parola grossa. Ti dico questo perché ti esce la carta anche del castoro e della betulla, significa una purificazione e la capacità di trovare in se stessi le risorse per purificarsi, mondarsi appunto da quello che magari è un atteggiamento rancoroso verso persone, situazioni che possono averci ferito. Guarisci il tuo dolore, ma fallo con razionalità. Non farlo di pancia, perché il rischio è che entri in una spirale, ci stanno dicendo. La carta della rosa è quella forse più bella di queste tre, senza nulla togliere alle altre due, perché ti dice, guarda, che in realtà la rosa è un qualcosa che possiede le spine, che quindi una volta che ti avvicini rischi di pungerti, ma il suo fiore è così bello, così profumato, così ricco di simbolismo, che vale la pena di rischiare di pungersi. Che cosa ti stanno dicendo queste carte? Di cosa dovresti accorgerti? Dovresti accorgerti che stai riportando un equilibrio nella tua vita, ma lo stai facendo in modo non convenzionale, errato, e il rischio è che questo equilibrio diventi precario e poi appunto ti costringa a riaffrontare cicli precedenti. L'esempio classico è quando si viene lasciati e magari si riapre una storia sull'onda dell'entusiasmo subito con qualcun altro senza aver elaborato la chiusura di una storia. Il rischio è che si va a ripetere un copione. Questo è un esempio classico. Oppure magari quando vogliamo venire via da un posto di lavoro e diciamo accetto tutto purché possa venire via da qui, troviamo un lavoro, ci lasciamo abbagliare dalle possibilità, ma poi in realtà ci rendiamo conto una volta che abbiamo fatto la frittata che non è una cosa giusta per noi. Temis ti dice che puoi riportare la giustizia nella tua vita, ma il castoro e la betulla e la rosa ti dicono non puoi farlo senza pungerti, non puoi farlo senza purificarti, non puoi farlo senza attraversare un periodo di catabasi fondamentalmente, di discesa agli inferi, non puoi farlo senza andare a cercare nel profondo le radici di una delusione, di una frustrazione o di un malessere che comunque hanno caratterizzato una o più situazioni o magari il tratto di vita precedente a questo momento. Andiamo a vedere, quindi il rischio è che ripeti un copione qua fondamentalmente. Andiamo a vedere con il tarocco medievale di Scapini, per te che hai scelto la variante della Shungite, di cosa dovresti accorgerti? L'otto di bastoni. Il re di denari. Il nove di spade.
due di bastoni. La ruota, il diavolo, la luna. Vedi, è quello che ti dicevo prima. Qui c'è un prendere, un percorso, perché comunque c'è un re di denari che è comunque una persona in grado di valutare, ma accompagnato da una ruota è la valutazione di un qualcosa che potrebbe portarci evoluzione. In particolare con un otto di bastoni qui si potrebbe parlare di situazioni che si muovono in fretta, quindi un qualcosa che magari ci mette anche nell'ansia di scegliere, di decidere, un po' quelle situazioni dove sentiamo il terreno sfuggirci sotto i piedi, devo scegliere se fare questo lavoro o meno, devo scegliere se darmi una possibilità con questa persona o meno, devo scegliere se fare questo passo o meno. È come se sentissi di non avere, se ti ritrovi nella variante ovviamente, tempo per realizzare quelle che poi sono le tue scelte o direzionare quelle che sono le tue scelte, oppure semplicemente ti stai muovendo in fretta verso un qualcosa che consideri comunque una nuova prospettiva, un nuovo obiettivo. Ma poi abbiamo un 9 di spade e un diavolo che vengono a fermare un po' gli entusiasmi. Il 9 di spade è la carta della stanchezza, il diavolo è la carta dell'illusione, dell'inganno. Certo, io potrei anche dire che il 9 di spade è la carta della perseveranza e il diavolo è la carta della creatività, ma alla luce di un percorso che si sceglie di fare in maniera estremamente rapida, veloce e non ci si ferma a pensare, il rischio è che la perseveranza e la creatività costino poi in termini di stanchezza eccessiva. Sei troppo stanco, sei troppo stanca di una situazione, significa che hai sbagliato a direzionare le tue energie. Metti in conto questa cosa, forse tutto quello che è stato detto finora si può riassumere in questa semplice frase. Il tuo corpo ti manda segnali, un'eccessiva stanchezza può essere sinonimo del fatto che non stai camminando nella direzione giusta. E questo ce lo dice anche la luna. La luna accanto al diavolo non è proprio una carta bellissima. Forse hai scelto di direzionare le tue energie in un modo, in una direzione, in una situazione che in realtà queste energie te le stanno consumando, e questo non è produttivo per te, non è costruttivo. Il 2 di bastoni è anche la carta della ricchezza, è la carta delle possibilità, è la carta della decisione nel comando, è la carta dell'attitudine al comando o della semplice decisione o scelta anche che si fa, ma è una scelta che rischia di stravolgerti troppo in profondità. Hai scelto o stai scegliendo di cambiare lavoro, di direzionarti verso un'altra situazione? Aspetta. Hai scelto o stai scegliendo di aprirti a quella situazione perché? Aspetta. Hai scelto di metterti in gioco in quella particolare situazione? Aspetta. Perché qui ancora quello che non stai vedendo è il fatto che rischi di ripetere un copione. Attenzione, questo non significa che tu non possa percorrere la via che hai scelto. Voglio dire, se qui tu stai pensando ad una relazione che stai aprendo, non significa che a questo punto devi prendere il tuo partner o la tua partner e dirgli guarda, mi ha detto Cronos che sto sbagliando strada. No, significa che probabilmente gli atteggiamenti comportamentali o caratteriali che stai mettendo sul piatto della bilancia per costruire questa relazione rischiano di portarti agli stessi errori che hai fatto in precedenza. Così come se stai avviando un nuovo lavoro
o se stai cambiando lavoro, o se stai acquistando una casa, o se stai qualsiasi cosa tu stia facendo, non è detto che tu qui debba rinunciarci, ma è il modo che hai di vivere la cosa e di rapportarti a cose o persone coinvolte che rischia di farti ripetere un copione. Soprattutto se ti ritrovi nella cosa dell'eccessiva stanchezza, sappi che questo dispendio energetico è dato dal fatto non tanto di aver valutato una strada in modo errato, perché l'otto di bastoni è una buonissima carta per tutto ciò che è dinamico, che evolve, che cresce anche rapidamente, ma è il modo, vedi, re di denari, è una carta su cui io mi soffermo particolarmente ogni volta perché è la carta di chi ha grandi possibilità, ma il rischio è che queste grandi possibilità non sappia veicolarle nel modo giusto. E quindi il rischio è che, nonostante la fretta con cui si va avanti, questa luna venga poi a portare rimpianti a causa di un eccessivo dispendio di energie che porta a fare una scelta della quale non certo ci si pente, ma magari si dice, beh, poteva andare meglio. Fai attenzione, vedi, quello che ti stanno dicendo queste carte anche potrebbe essere riassunto in un modo ancora forse più, perché prima ti ho detto se sei troppo stanco, troppo stanca mentalmente o fisicamente, significa che la via va cambiata, la via non è giusta o non è il modo giusto di camminare lungo questa via, ma potrei anche dire in un altro modo, ovvero potrei dirti alla luce di un 2D bastoni su una luna, guarda, fai attenzione perché magari potresti arrivare ad avere l'illusione di poter guidare una situazione quando poi in realtà appunto si tratta soltanto di un'illusione. E quindi fai attenzione a come ti rapporti alle attuali situazioni che stai costruendo, perché in quest'ultimo caso, in quell'esempio che ti ho fatto ultimo, potrebbe essere una situazione dove tu credi di avere le redini, ma in realtà non ce le hai, in realtà è soltanto un'illusione. Questo potrebbe portarti poi, appunto, con una luna a dover poi un domani trovare soluzioni non proprio etiche, diciamocelo. Quindi quello di cui dovresti accorgerti qui è che non è che stai sbagliando strada, stai sbagliando modo di camminare. E anche viene da dirti, non è tanto il fine che interessa qua, è il percorso. Tu stai sbagliando il percorso. È come se tu costruissi una casa con la porta al primo piano, ma senza scale per raggiungerla. Quindi prenditi un po' più di tempo, cerca di capire cosa stai dando al risultato che vuoi ottenere in amore, nel lavoro, poi siete tanti, eccetera. E cosa invece stai ottenendo? E soprattutto guarda, soprattutto se questa situazione riguardasse un qualcosa inerente alla giustizia, visto che è uscita Temis, guarda al tipo di equilibrio che stai raggiungendo. È un equilibrio dettato dalla pancia o dalla testa? Perché non è detto che sia, anche se è dettato dalla pancia, è sbagliato, eh? Non è assolutamente detto. Ma magari il fatto che è dettato dalla pancia ti fa riversare in questo equilibrio che stai costruendo tante suggestioni, tante emozioni che però poi nel tempo possono ritorgertisi contro. Quindi purifica le tue intenzioni, torna alla tua essenza, ascoltati nel profondo, se necessario pungiti le mani e vedrai che il fiore che vai a raccogliere sarà ancora più bello. Se ce la faccio a mettere a posto le carte. Questo soprattutto nelle situazioni d'amore succede, quando spesso ci si rapporta al nuovo partner o alla nuova partner con i tratti caratteriali, gli irrisolti, eccetera, che abbiamo messo in gioco nelle relazioni precedenti, e puntualmente poi
si originano le stesse dinamiche, quindi devi fare attenzione. Andiamo a vedere il libro delle risposte dell'oracolo, cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante della Shungite. Buona volontà e dedizione sono le qualità con cui puoi centrare l'obiettivo, quindi vedi, cerca di buona volontà e dedizione, non sono legati al sentire di pancia, come ti ho detto, sono legati più al sentire di testa. Magari più volentieri prenditi tempo, ma non correre, perché in questo momento non è funzionale per te. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao variante dell'avventurina pesca, andiamo a vedere anche per te di cosa dovresti accorgerti in questo momento. Psiche, il risveglio dell'anima, la coccinella e il pisello, la kiwika. Allora, di cosa dovresti accorgerti fondamentalmente? Queste carte parlano di un momento propizio o fortunato, parlano anche del sostegno di altre persone e parlano anche, nel caso del risveglio dell'anima, della cura più grande, che è l'amore fondamentalmente. L'amore che si dà a se stessi o l'amore che le altre persone ci danno. Forse qui ci stanno dicendo che dovresti accorgerti di un qualcuno che prova dei sentimenti per te, magari. O magari di un qualcuno che comunque, a dispetto di quello che può essere il suo impegno, la sua vita, la sua quotidianità, comunque nel tuo caso per te c'è, è lì, ti sta vicino, ti sta vicina. Insomma, potrebbe essere la situazione per cui si parla in questa variante sia dell'ammiratore, dell'ammiratrice segreto, sia della persona a cui magari tu dai poco valore o a cui tu non dai valore, che invece per te c'è. Vediamo un po', magari si parla veramente di un ammiratore o un'ammiratrice segreti. Lo facciamo col tarocco medievale di Scapini, un mazzo bellissimo che è entrato di recente a far parte della collezione di mazzi della Lucerna. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca, di cosa dovresti accorgerti? Il 6 di coppe. Il matto. Il carro. Il 9 di coppe. Beh, il carro e il 9 di coppe possono veramente direzionarci sul classico ammiratore o ammiratrice segreti, eh? E di fatto anche il matto potrebbe parlare di un qualcuno che verso di noi ha comunque un buon feeling, o magari anche ha già avuto delle espressioni di coinvolgimento, magari ci ha già manifestato un certo interesse. Il 6 di coppe potrebbe parlarmi di una situazione dove magari vanno rilasciate alcune strutture, alcune credenze, alcuni limiti del passato, ma può anche parlarmi del fatto che comunque c'è la ricerca di un benessere che comporti poi un'esperienza di coppia, non solo un benessere materiale o fisico. Il 6 di coppe è la carta delle emozioni interiori molto profonde, alla fine, al punto che molti dicono che è la carta del bambino interiore. Potrebbe essere anche una persona un po' più giovane di te con un matto e un 6 di coppe, ma anche con un carro fondamentalmente. O magari una persona che hai incontrato o reincontrato con un 6 di coppe da poco. Asso di spade. 10 di denari.
Fante di bastoni. Sì, qui c'è un fortunello o una fortunella a cui fondamentalmente piaci e che magari vorrebbe avvicinarti un pochino di più. Ora, in alcuni casi qua la persona è già conosciuta, perché un 6 di coppe comunque mi rappresenta il passato. In altri casi può essere addirittura un amico, un'amica d'infanzia, qualcuno che conosciamo da molto molto tempo. L'asso di spade, come vedi, mi esce con un matto, quindi potrebbe essere anche qualcuno che è stato o è stata già in una relazione o che magari in questo momento non è completamente solo o sola, quindi un qualcuno che, anche se non ha una relazione fissa, comunque le sue storie, i suoi giri li ha. Carro su 10 di denari, magari sei proprio anche tu che non sei solo, che non sei sola. Magari questo carro, che di solito parlando di amore mi va a significare proprio l'amante, vorrebbe inserirsi in una situazione di coppia e quindi vorrebbe creare una situazione per cui appunto è il terzo o la terza in una situazione. 9 di coppe su fante di bastoni è proprio l'apportatore di quello che è comunque l'idea di star bene insieme. 9 di coppe non è una carta che parla di grande movimento, ecco perché qui ti dico la persona potrebbe averti manifestato, ma secondo me è più facile che non te lo abbia manifestato ancora. Però il 9 di coppe è una carta che comunque, nonostante l'idea di benessere, non ha grande movimento. Anche qualora si parli di un corteggiatore, rimane comunque qualcuno che ha sempre, o una corteggiatrice, sempre un atteggiamento abbastanza discreto. Quindi forse qua dovresti accorgerti di un qualcuno che appunto per te ha un occhio di riguardo e con te ha comunque delle ambizioni, delle aspirazioni. Il 6 di coppe è anche una carta che mi fa riferimento ad una persona che magari non sarà per tutti, ha a che fare con l'idea della casa, ha comprato casa ora, si è trasferito, si è trasferita, deve viaggiare per raggiungere la sua casa o la tua casa, quindi qualcuno che ha una certa distanza fra te e lui o lei che sia. E però è un qualcuno, vedi, che si presenta anche con, e me lo dicono ben due carte, vestendo la maschera del fanciullo, della fanciulla, un po' quelle persone che hanno questa indole molto molto creativa, molto molto amicale, molto anche per certi versi molto spontanea, ecco, mi viene da dire. Quindi un qualcuno che fondamentalmente ha un atteggiamento per certi versi non si svela completamente, ecco, direi, nei tuoi confronti. Quindi secondo me qua in realtà la cosa non è ancora stata palesata. Un matto con un asso di spade può rappresentare la persona, però anche per un altro tratto caratteriale che è forse quello che non ti mostra. È una persona che ama il lusso o comunque ama lo star bene o ama la pragmaticità. Il matto è associato al ferro, l'asso di spade è il pensiero, e quindi è qualcuno che potrebbe avere molto sviluppata la tendenza ad ostentare quelli che sono poi un po' anche come fanno i bambini, il giocattolino nuovo, ho comprato il cellulare nuovo, ho comprato questa cosa, ho comprato quest'altra. Potrebbe essere un qualcuno, ma non lo fa con malizia, perché non ci vedo malizia qua, non ci vedo la volontà di offendere qualcuno o di magari creare gelosia, eccetera. Lo fa perché proprio nella sua indole è molto fanciullo o fanciulla come persona, e quindi qualcuno che ha anche, secondo me, nelle relazioni sempre costantemente bisogno di rinnovamento, di stimolo, di sfida, e quindi qualcuno con cui non ci si annoia ma nemmeno si è così tranquilli poi alla fine. La carta del carro e del 10 di denari mi può parlare anche di un qualcuno di nuovo che deve viaggiare per raggiungere il luogo dove tu sei, quindi forse un qualcuno che ha comunque una distanza, che anche qui non deve essere una distanza che copre tutta l'Italia, può essere una distanza anche minima, però comunque va coperta. Carro e 10 di denari mi potrebbero anche parlare di un qualcuno che magari questa distanza la copre per venire al lavoro, perché lavora con te. Comunque è un qualcuno che non si è fatto completamente avanti o fatta completamente avanti. È un qualcuno che magari ha lanciato il sasso per sondare. L'asso di spade può essere anche questo. E forse non si è fatto o fatta completamente avanti proprio perché c'è un'altra persona o nella tua situazione o nella sua situazione.
anche se con un asso di spade potrebbe essere sia una partner o un partner, ma potrebbe essere anche una persona con cui quest'uomo, questa donna ha confidenza e che magari gli ha detto: guarda, per ora cerca di capire, poi magari, quindi magari si confida anche con qualcuno questa persona. Però è un ammiratore segreto o un'ammiratrice segreta, ci picchia, qua si parla di amore. A questo punto Cronos diventa la vecchia pettegola di paese e va a ciacciare un po' nei cazzi tuoi. Vediamo un po'. Fante di coppe. Sette di bastoni, la ruota. Ma guarda, potrebbe metterti, perché qui c'è una dichiarazione di interesse, due fanti anche abbastanza rapida, però potrebbe metterti di fronte un po' alle cose fatte, per dire: guarda, il sette di bastoni è un qualcosa di anomalo, un qualcosa più che di anomalo, di anticonvenzionale, ma è anche un qualcosa dove ci si sfida, oppure può essere una scelta che non condividiamo del tutto. Quindi potrebbe dirti: guarda, in realtà io ho già un impegno, tu hai già un impegno, però perché non avviare questa cosa? Ora, questa ruota finale potrebbe anche significarmi il tuo rifiuto, a dirti la verità. Otto di denari. Beh, no, in realtà forse un rifiuto totale no, perché comunque una carta di otto di denari è una carta di continuità. Forse qui per alcuni potrebbe esserci la classica frase: guarda, non apriamo niente ma rimaniamo amici. Per altri invece quest'otto di denari mi va a significare proprio la gratificazione. Nel caso ci fosse un rapporto lavorativo con questa persona, qui secondo me quest'otto di denari va a significare che bisogna fare attenzione che poi la dichiarazione di questa persona non influisca poi su quello che è l'andamento lavorativo, in particolare se lavorate insieme o se tu o questa persona avete l'uno una posizione lavorativa da cui dipende l'altro o l'altra. In questo caso bisogna veramente fare attenzione, perché potrebbero crearsi situazioni che magari sono anche premianti, per carità, però magari ti mettono un po', beh, insomma, a disagio, ecco, quello voglio dire. Perché comunque c'è una ruota, quindi c'è un'evoluzione, un cambiamento su una carta di otto di denari che, se da una parte mi significa comunque l'evoluzione di un qualcosa e anche la sensazione di miglioramento, dall'altra mi può significare una routine che però poi ci appare una gabbia nel tempo. Sembra che questa persona come tratto caratteriale abbia quello di essere un po' un eterno fanciullo, un'eterna fanciulla, e alla fine secondo me è questo che ti porta ad avere dei seri dubbi, perché l'eterno fanciullo, l'eterna fanciulla è quello che ha la grande creatività, la grande verve creativa appunto, però allo stesso tempo, essendo per certi versi anche molto infantile, ha anche degli atteggiamenti, non dico tutti, ma quei due o tre atteggiamenti infantili che vanno un po' domati, vanno un po' dominati, vanno un po' instradati, ecco. E questo magari potrebbe essere quello che porta quest'otto di denari a vedere la situazione non tanto in evoluzione quanto in routine. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca il libro delle risposte dell'oracolo. Cosa vuol dirti? Fidati dell'istinto, il tuo navigatore interiore non sbaglia mai, quindi nonostante questa persona sicuramente se la giocherà, se non se l'è già giocata, in modo estremamente coinvolgente, perché poi l'eterno fanciullo, l'eterna fanciulla hanno comunque un fascino, fidati del tuo istinto, fai attenzione perché qui c'è una persona molto bella, ma per certi versi forse anche un po' destabilizzante.
Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao variante dell'ametista, andiamo a vedere anche per te di cosa dovresti accorgerti. Antigone, la lealtà, l'ape e il melograno, l'amanita muscaria. Allora, la lealtà di Antigone fondamentalmente è quella data a ciò che è la sua linea familiare, ci dice il manualetto, e per estensione a se stessa. L'ape e il melograno è una carta che ci dice, guarda, hai tutti gli strumenti, sei operoso o operosa come l'ape e ricco o ricca di possibilità come il melograno. Mentre la manita muscaria ci dice che addirittura hai una visione che trascende quelle che sono le convinzioni, le convenzioni, i dogmi delle persone attorno a te. Quindi qui sembra che tu sia una persona che ha un grande sogno, ma o comunque che ha grandi ambizioni, ma che un pochino sembra scontrarsi con una realtà che o con delle persone che tendono un po' a frenarlo, a frenarla. E questo magari potrebbe creare in te una sorta di sensazione o di inadeguatezza o di incapacità o magari di estrema lentezza. Queste carte ti dicono credi in te, credi nei tuoi sogni, perché comunque nonostante le strade per concretizzarli, per raggiungerli possono essere non convenzionali, anomale o magari i giri possono essere più lunghi, qua in realtà è la fedeltà a te stesso o a te stessa che ti sta salvando. Potrebbe anche trattarsi di una situazione nella quale magari diamo comunque fiducia a qualcuno che in realtà sta lavorando contro di noi. Quindi le possibilità qui sono due. Ci chiarirà quali delle due, o se sono tutte e due, il tarocco medievale di Scapini, un mazzo molto bello che è di recente entrato nella collezione della Lucerna di Cronos. Per te che hai scelto la variante della ametista, di cosa dovresti accorgerti? La giustizia. Il tre di bastoni, la torre, il nove di bastoni. Sì, qui c'è qualcuno che non è in linea con quelli che sono i tuoi progetti e mira a o a distrarti o a sabotarti o a farti cambiare strada, un po' manipolatore o manipolatrice, ecco, mi viene da dire. Te lo dico perché il tre di bastoni è anche una carta di collaborazione, di cooperazione, ma è anche la carta delle rivelazioni improvvise, dei colpi di genio, delle idee, e carta di colpo di genio, di idee, eccetera, anche la torre, però la torre è anche una carta di improvvisa situazione che devia il cammino di una persona che lo blocca. Quindi qua è come se un po' dei colpi di testa, diciamo, o dei colpi di scena anche, si fronteggiassero a fermare una situazione, a creare una distanza. Nove di bastoni. Che qui si parli di progetti personali è chiarissimo, tre di bastoni e nove di bastoni. L'uno è carta di lavoro, di produzione, di teorizzazione, di progettazione, l'altro è carta di tecnica, di padronanza del lavoro, di capacità di riuscire a concretizzare le proprie ambizioni, però nel mezzo c'è questa torre. La giustizia è una carta di incontri, connessioni, ricerca di equilibrio, adeguato nutrimento, insomma tutto ciò che tecnicamente si auspica da la collaborazione di un qualcuno. Secondo me qui non si tratta di un tradimento in amore, perché non sono carte che fanno riferimento
all'amore. Soprattutto la carta del 3 di bastoni fa più riferimento al lavoro, la carta del 9 di bastoni fa più riferimento agli obiettivi, alle distanze, che peraltro dice che spesso e volentieri, nonostante la fiducia che mettiamo negli altri, è comunque una strada che andiamo a percorrere almeno nella solitudine mentale. Quindi di fatto qua, però vedi, anche il 9 di bastoni mi parla della fiducia, quindi di tutto ciò che è dare fiducia e l'ottenere fiducia. E qui è come se qualcuno, 4 di bastoni, magari anche all'interno della famiglia, 4 di bastoni, fosse un po' non proprio corretto o corretta verso di te. Asso di denari, sì, è proprio all'interno di una realtà consolidata. E il re di coppe. Allora, qui si tratta di una situazione consolidata, come ho detto prima, quindi o è l'ambiente di lavoro nel quale comunque si è consolidata la tua posizione, o è la coppia o è la famiglia. Quindi in un ambiente consolidato tu hai ambizioni, progetti, idee che comunque vengono fermate da qualcun altro, c'è qualcuno apertamente ostile a quelle che sono le tue ambizioni. Ed è un qualcuno che si traveste, vedi, da collaboratore, da collaboratrice, comunque da persona che appoggia il tuo sentire, o da persona che comunque vive la tua quotidianità in modo molto limpido. In realtà, laddove qua c'è il colpo di testa, qua c'è un po' il fare le pulci a tutto, l'osservare tutto, il guardare tutto. E quindi qui fondamentalmente si parla di una persona che davanti è in un modo, dietro è in un altro. Questa persona probabilmente si rivelerà, perché comunque la torre sull'asso di denari è proprio un cambiare posizione radicalmente dall'oggi al domani e rimettere in discussione quella che è una connessione, una cooperazione, una collaborazione e tutto ciò che riguarda comunque il vincolo che puoi avere con altre persone, familiare, di coppia, lavorativo e via dicendo. C'è in fondo questa carta di 9 di bastoni sul re di coppe, è come se ti dicesse: guarda, nonostante qui si prepara la pugnalata da parte di qualcun altro, il tradimento da parte di qualcun altro o anche il tentativo di pugnalarti da parte di qualcun altro, fa tutto parte del grande percorso che in realtà ti porterà a raggiungere il tuo obiettivo. Quindi nonostante per te si avvicini un momento del genere, anche quel momento lì è compreso nel tuo percorso di evoluzione e soprattutto è compreso nel tuo percorso per realizzarti, perché poi alla fine c'è un re di coppe, quindi c'è la soddisfazione. Quindi non lasciarti buttare giù da un tradimento, il tradimento di un amico, di un'amica, di un partner, di una partner, o magari quello che percepisci essere un tradimento sul lavoro che porta poi magari anche a una separazione, o un fallimento di un progetto, di un'idea, o un dover rimandare un qualcosa. Non lasciarti buttare giù da quello che è un passo che riterrai sbagliato, se non addirittura pericoloso per te, perché comunque fa tutto parte di quel percorso che deve portarti al raggiungimento dei tuoi obiettivi e alla soddisfazione interiore. Questo perché? Perché, come ci dicevano inizialmente queste carte qua, tu hai la visione ispirata, hai la fedeltà a te stesso, a te stessa, ma hai anche la capacità di lavorare su di te. E questo ce lo dice anche il 9 di bastoni. Però io ti ho detto prima, il 9 di bastoni è la carta di chi il lavoro lo porta avanti mentalmente dentro di sé, poi per carità può avere collaboratori, soci, socie, partner e via dicendo. Però il grande sogno, la grande ambizione, la grande ispirazione ce l'ha dentro di sé. E quindi di conseguenza qui forse quello che ti stanno dicendo è: l'obiettivo che tu vuoi perseguire, e magari vuoi anche nella tua bontà, perché comunque qui mi appari come una giustizia, quindi una persona fondamentalmente equa, equilibrato, equilibrata, un qualcuno che sa il valore del dare agli altri e dell'ottenere anche, per carità. È comunque qualcosa appunto che ha un punto di vista corale, ma in realtà devi essere un po' egoista qua, devi fare un po' per te. Un egoismo sano intendo, non l'egoismo quello che ti porta poi a,
a contrastare gli altri in maniera conflittuale. Qua si tratta di un egoismo sano, quello che ti fa comunque sopravvivere in un mondo dove le pugnalate arrivano costantemente. Ecco, quindi qui c'è un tradimento importante, una separazione importante, un fallimento che ai tuoi occhi è importante. Qui ti dice no, nonostante tu qui crederai che la tua strada sia ormai completamente da deviare, no, in realtà paradossalmente è un qualcosa che ti serve forse per epurare anche una sensazione di fardello che comunque ti porta prima a raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi resta fedele a te stesso, a te stessa, nonostante la tempesta, perché una volta che la tempesta sarà passata nascerà il più bello dei soli e sarà quello che ti guiderà alla realizzazione. È una bella lettura questa, anche se non facile. Andiamo a vedere il libro delle risposte dell'oracolo, cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante della ametista. Trasforma un ostacolo in opportunità e volgi la situazione a tuo favore. Beh, direi perfetto. Direi che non c'è niente da aggiungere. Anche se c'è un ostacolo, tu sappi prenderlo mentalmente, o un tradimento, come ti ho detto io, una rivelazione importante, sappi prenderlo mentalmente con un atteggiamento costruttivo e vedrai che questo diventerà un'opportunità. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!